da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo vlog in cui vi mostrerò tutta la serie delle pulizie che io faccio quotidianamente, quindi tutti i giorni, dal mattino fino alla sera dopo le 19. E questo è il momento del mio risveglio efficace, e quindi mi rifugio nel mio angolino caffè per prenderlo. A pensare che una volta mi svegliavo con il tè, mentre adesso mi ci vuole un bel caffettino. E prima avrete notato che ho lasciato le fessurine aperte della tapparella quando ho aperto la finestra, ma in realtà per far cambiare per bene l'aria io alzo tutta la tapparella, ma in questo caso per questioni di privacy ho lasciato abbassata. Un cucchiaino di zucchero nel caffè e per me inizia ufficialmente un nuovo giorno. Allora, appena finito di prendere il caffè, passo in bagno e mi lavo i denti subito, denti e viso. Quindi subito dopo inizio così. Allora, prendo, eccolo, l'igienizzante. Questo è il classico Bioform, quindi non guardate assolutamente ciò che c'è scritto qua perché non è questo il contenuto, ma è il Bioform che io passo sempre in questo flacone in modo da averlo spray. E infatti, se notate, qui c'è scritto, ho messo io igienizzante. Prendo quindi questo, levo il sapone liquido e lo vado a spruzzare nel lavandino. E voi cosa vedete? Un tubo. Allora, ecco un po', forse così vedete. Cos'è sta roba? Ah sì, sapete che cos'è questo? Il gancetto che tiene fermo il ferro dei capelli miei. Allora, quindi spruzzo questo, poi, e di nuovo devo rialzare il telefono, vado a prendere lì sull'asciugatrice, vediamo se, forse vedete, comunque qui sull'asciugatrice c'ho il rotolone che io uso per le pulizie. Vado a strappare un po'. Questa, diciamo, è la prima cosa che faccio dopo aver aperto le lenzuola, diciamo, il letto in modo da prendere aria, per quanto riguarda le pulizie. E quindi poi semplicemente lo vado a passare qui sul lavello. Ecco, lo passo così anche perché ancora sono un po' addormentata, tra virgolette, quindi comunque, siccome che poi magari rimangono i residui di dentifricio, allora io per stare più tranquilla tutte le mattine, tanto ci metto appunto un minuto, mi passo questo direttamente con la carta da cucina, o per meglio dire la carta per pulizie, perché questa non è quella adatta agli alimenti. In realtà io faccio cambiare l'aria in camera con la tapparella alzata, ma ovviamente per questioni di privacy sto girando il video con solamente le fessurine. Quindi adesso passo a rifare il letto. Tra l'altro, prestissimo arriverà qui sul canale un video riguardante appunto come si rifà il letto, cioè come io, anzi ecco, mi correggo, come io rifaccio il letto e lo decoro con i cuscini. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora ancora non foste iscritti, lasciate un bel like se volete vedere comunque altre tipologie di video così, quindi riguardanti la pulizia, l'organizzazione della casa e quant'altro. Mi raccomando, perché per me è molto importante capire ciò che a voi piace di più. Quindi adesso passo appunto a rifare il video a rifare il letto. Tra l'altro, vi volevo anche dire che se siete interessati a sapere come io ho perso 10 kg in 2 mesi senza dieta, senza sacrifici, senza, diciamo, nessun tipo di problema, vi mando a guardare il video in cui appunto vi spiego come ho fatto e vi mostro anche appunto il menù completo, che tra l'altro è piaciuto a tantissimi di voi, e questo non fa altro che farmi piacere.
per motivarmi di più a fare le pulizie, proprio per motivarmi ancora di più, avrete notato che ho cercato di sistemare alla bene meglio i capelli e mi sono data un velo di trucco, non tantissimo perché comunque pallida ero e pallida sono rimasta. Però diciamo che comunque sono del parere che anche l'occhio vuole la sua parte e quindi secondo me è molto importante cercare di curarci un po' per fare appunto anche le pulizie. Continuo col fare il letto, tanto poi voi vedrete in quel video come io lo rifaccio e come lo decoro. Viene veramente un letto magnifico, veramente magnifico, proprio diventa proprio il protagonista della camera da letto fatto in quel modo. Allora, qual è la cosa che avete in casa che raccoglie più polvere? Allora, quella che ho io è la PlayStation. E chi ha la PlayStation sono sicura che sarà d'accordo con me. Cioè non c'è cosa più veramente attirapolvere di questa. Comunque se poi avete qualcos'altro che attira di più polvere in casa vostra, ovviamente scrivetemelo in un commentino perché sono curiosa e voglio sapere se poi mi fate venire in mente che anch'io ho qualcos'altro che raccoglie così tanta polvere come questa. Allora, sono qui sempre in camera da letto a togliere la polvere. Conviene comunque toglierla, magari se non la volete togliere tutti i giorni, anche un giorno sì o un giorno no, soprattutto appunto nelle stanze in cui si dorme. Allora, tanti di voi quando vedono il mio video sulla camera da letto mi domandano: Barbie, come fai a pulire i mobili bianchi in modo che comunque rimangano sempre belli, perfetti e non si rovinino? Allora, il detersivo che io uso maggiormente e con il quale mi trovo perfettamente bene è il Napisan Spray, che igienizza, è trasparente come liquido e non va a macchiare niente. Per il momento non ce l'ho, mi è finito, e quindi vi consiglio di usare per i mobili bianchi solo i detersivi che vanno bene per i vetri, vetri a massimo multiuso, e vi mostro quale, cioè nel senso vi mostro un esempio. Per esempio questo Spick e Span, che è praticamente sia per i vetri, come dice qua, ed è anche multiuso. Altrimenti tutti quegli altri non vanno assolutamente bene. Siccome che comunque i detersivi per i vetri sono delicati, vi consiglio quelli. Allora, se vedete che comunque sui mobili ci sia un po' troppa polvere, la togliete con una pezzetta semplice in microfibra e poi spruzzate il detersivo e passate un altro pannetto pulito. Altrimenti potete fare direttamente un solo passaggio con un solo pannetto e con il detersivo se non c'è tanta polvere, però, perché se voi spruzzate il detersivo sulla polvere, la polvere anziché andare via si attacca proprio dov'è. Io per stare più tranquilla spolvero prima così normale, diciamo, no? E poi gli vado a spruzzare il detersivo. Adesso questa parte che è più sotto al telefono la faccio dopo. Nel frattempo vi mostro come faccio. Quindi, mi piace giocare a carte, io impazzisco sia con le carte napoletane che con queste qua da poker. Qua sempre mi cadono tutti gli ambaralang dei miei gioiellini di qua e gioiellini di là. Non si può toccare questo che praticamente cade tutto, ma secondo me perché li metto male io. Ecco, vedete? Che vi sto dicendo? Cade tutto, 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 tutto. Quindi pulisco così, normale, e poi shum, spruzzo, cambio pannetto e voilà! E vado a passare quest'altro pannetto semplicemente. Si può mai... Ho chiuso la luce con le spalle! Può mai saltare un giorno senza fare la lavatrice? A casa mia purtroppo no, e infatti ieri io non l'ho fatta e adesso giro il telefono e vi mostro cosa mi aspetta oggi. Guardate un po'. Da-da! Voi dite com'è possibile? Sì, credetemi. Allora, ieri, no, allora, intanto premetto che ho tre figli, quindi comunque fossi da sola, allora ok. Quindi, avendo saputo
saltato una lavatrice, cioè i panni che si sono sporcati ieri, oggi mi ritrovo con i panni di ieri, le asciugamano di questa mattina che abbiamo usato per lavarci e in più combinazione ieri ho cambiato le lenzuola di un lettino e quindi ora ho anche le lenzuola del lettino da fare, cioè vi rendete conto? Basta saltare un giorno di organizzazione e poi si costa tutto. Comunque a questo ci penserò più tardi e giro, e come giro? Cioè giro sì, però voi da lì come vedete? Perché adesso cosa faccio? Ritorno a prendere l'igienizzante, però mi devo avvicinare. Ora il poggio telefono c'ha un filo corto, vediamo fino a dove arriva sto filo. Ecco. Combino già, e fino a qua arriva. E cosa vedete voi? Un tubo! Perché qui non lo posso poggiare. Oh! E quindi, scusatemi, come faccio ora a farvi, a mostrarvi? Vi metto sulla carta qua da cucina, qua di lato c'ho la carta da cucina. Però non so se tiene, proviamo. No, e non mi tiene qua. Mi cade tutto. Oh! Scusate, vi sto facendo perdere pure un sacco di tempo, avrei dovuto stoppare. Va bene, qui non riesco a farvi tenere. Allora. Cosa faccio? Vi mostro. Allora, ho il bidoncino. Scusate. Ho il bidoncino che di solito si tiene in bagno. All'interno, anziché mettere un sacchettino di quelli piccini, ho approfittato, guardate cosa ho fatto per risparmiare, ho messo il sacchettino della carta igienica, perché di solito faccio così, quando finiscono i rotoli della carta igienica cerco di non spaccarlo tutto, diciamo questo, e così poi lo posso riutilizzare per metterlo qui dentro, ovviamente adesso andrà buttato insieme alla spazzatura che c'è dentro, quindi tolgo il cestinello, tolgo questo e lo porto di là nella pattumiera, poi prendo questo, il rotolone di nuovo e vado a spruzzare l'igienizzante che vi ho mostrato prima in tutto il bidoncino, sia dentro che fuori. La carta che ho usato per pulire il bidoncino la metto sempre qui dentro. Ok, adesso riprendo ancora della carta, ok, spruzzo l'igienizzante sul WC, aspetto massimo un paio di minuti, 3 minuti, così, sia sul WC che sul bidet. Ovviamente, come vi dicevo prima, queste sono delle pulizie quotidiane, quindi da fare tutti i giorni, non sono pulizie approfondite. Quindi diciamo che se non faccio appunto il bagno a fondo lo igienizzo e lo pulisco così. Allora ho igienizzato, ho spruzzato anche all'interno del WC l'igienizzante, ma non sono contenta e quindi vado a buttare un po' di candeggina. Questa è quella profumata del risparmio casa. Non so se vedete ora voi da lì, forse un po' vedete, aspettate perché se non mi appoggio c'è la sicurezza qua del tappo e non riesco. Allora, sto attenta perché ho i leggings neri e poi diventano acqua bianca e mi dà fastidio. Ok. Voilà, benissimo. Ora questa qua agisce con calma, per bene. E sono contenta. Anche il bidet è igienizzato. Adesso passo di là. La stessa cosa che ho fatto con il bidoncino del bagno la faccio anche con il bidoncino della cucina, quindi andrò a cambiare il sacchetto e pulirò il bidoncino sempre con l'igienizzante e con il rotolo di carta. E adesso tocca alla lettiera dei gatti. Mollo tutto perché è ora di pranzo. Abbiamo finito di pranzare, quindi adesso mi faccio ovviamente i piatti. Ecco, ho quasi tutta questa vaschetta piena. E laverò i piatti. Nel frattempo, vediamo se riesco a farmi vedere che... Ecco,
ho scongelato parte del cibo per stasera. Praticamente qui dentro questa ho scongelato, ho messo fuori dal congelatore, ancora ci vorrà un po' di ore che si scongeli. Qui dentro c'è parmigiana di melanzane che avevo fatto tempo fa, e poi un panino e mezzo, perché comunque in realtà un po' di pane ce l'ho, però secondo me è poca la quantità, e allora ho pensato di scongelare questo paninello e mezzo. E niente, quindi poi aggiungerò ovviamente qualcos'altro, anche perché io ho il mio menù, quindi io comunque mi farò il mio cibo. Qua ci sono, ho messo il telefono, ci sono i residui del pranzo, pasta con il pesto, e niente, inizio a fare i piatti e poi a mano vi faccio vedere cosa faccio comunque quotidianamente dopo aver fatto i piatti. Piatti appena finiti e lavello brillante, è bellissimo davvero. Se volete avere il lavello brillante come il mio, questo è un lavello che ha più di 20 anni, e andate a guardare il video che vi lascio qui su adesso sulle schede. E tra l'altro questo video sul lavello mi ha dato delle soddisfazioni grandissime, perché il 99% delle persone che lo hanno provato sono rimaste soddisfatte e mi hanno fatto i complimenti, quindi sono troppo contenta. Invito tutti coloro che non hanno provato questo composto a farlo, perché veramente leva tutte le macchie e rende il lavello bello brillante, tutto luccicoso. Era una cosa e l'altra, nel frattempo si sono fatte le 16:06. Allora tolgo le griglie, me le spiaccico qui sul tavolo, poi spruzzo sul piano cottura questo sgrassatore. Tra l'altro ho intenzione di lavare i miei bruciatori del gas, che sono veramente inguardabili, proprio sono veramente indecenti. Che ne dite se faccio un video in cui li pulisco e vediamo se riesco a trovare il metodo adatto per sbiancare anche i bruciatori? Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo, e se siete d'accordo io tranquillamente, perché nei prossimi giorni farò questa pulizia, mi girerò il video. Ovviamente devo trovare prima il metodo adatto, perché sapete come sono fatta io, se il metodo non mi convince al 100% non condivido nulla, ormai mi conoscete. Allora spruzzo lo sgrassatore, ecco, poi lo richiudo perché io sempre qua la sicurezza la metto sempre, poi nel frattempo che lo sgrassatore agisce, anche se in realtà non l'ho sporcato, questa volta sono stata brava, non l'ho sporcato tanto, mi passo il multiuso, quello che vi ho fatto vedere prima, che ho usato in camera da letto, e lo passo appunto sul piano di lavoro. Prendo una di queste spugnette, voi vedete, mi sembra di sì, che comunque ho lavato, strizzato e tutta pronta, e me li vado a passare. Nel frattempo lo sgrassatore qui agisce con la sua calma, con calma diciamo, e niente, continuo qui, faccio questo e poi continuo. È tutto bello qui su, tutto bello pulito, profumato. Adesso cosa faccio? Attacco l'aspirapolvere. Allora, anche se non lavo tutti i giorni il pavimento, però devo aspirarlo tutti i giorni per forza, quindi mi attacco la mia doppia presa, eccola qua, vado e inizio qua con la cucina, voilà, vado. Ho aspirato tutto il pavimento di tutta la casa, mi sento soddisfatta o quasi. Ho anche sistemato i tappetini che avevo lavato ieri e che però si sono asciugati appena adesso. E niente, adesso aspetto le 19 per poter attaccare la lavatrice, perché come vedete c'è ancora la montagna di panni che mi sta aspettando.
eccoci qua, finalmente posso iniziare a fare le lavatrici, sono passate le 19 e io aspetto quando posso ovviamente le 19 perché il mio contratto di luce prevede che dalle 19 alle 8 del mattino del giorno seguente la corrente elettrica costa meno e quindi e questo è il motivo per il quale aspetto. Intanto sto notando che dalla lavatrice, quindi di 2 giorni fa, perché ieri purtroppo ho saltato, è rimasto un foglietto acchiappacolore. Va bene, allora adesso suddividerò tutti questi panni e se siete interessati a sapere come mi organizzo con la routine della lavatrice, ho fatto un video al riguardo in cui vi mostro 3 cose importanti, e cioè come suddivido i panni in base a che cosa, che tipi di lavaggi uso che mi soddisfano di più e soprattutto che tipi di detersivi uso. E quindi se avete voglia andate a guardarlo. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, grazie per la compagnia che mi avete fatto, vi do ovviamente appuntamento al prossimo video che sarà prestissimo, quindi non mancate, e nel frattempo buone pulizie a chi le fa. Bacione grande e ci vediamo presto presto presto, ciao!